volevo portare un'attenzione del Consiglio, eventualmente se insomma, ci dovesse essere mettere in discussione le riprese video da parte dei cittadini, eventualmente ho presentato una mozione d'ordine che magari il Consiglio deciderà se rispondere o meno, relativa alle riprese audio-video di eventi pubblici e quindi dei consigli di commissioni di zona, in particolare di questo Consiglio. D'ordine, come prevede il regolamento, va messa in votazione l'ammissibilità della mozione d'ordine presentata dal consigliere Capogruppo La Terza e dal consigliere Vincenzo Giusdei sulle prese audio video dei diritti pubblici e quindi dei consigli e commissioni di zona 9. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, numero 24, contrari 0, 25, approvato. Quindi chiederei cortesemente di non effettuare le riprese fin tanto che non verrà discusso o deliberata la mozione proposta dal consigliere Capogruppo La Terza. Quindi io chiedo cortesemente, per evitare inutili polemiche, la sospensione della ripresa o l'identificazione del cittadino o giornalista che sia, il quale può comunicare su quale TV o su quale mezzo verrà trasmesso quanto sta per essere discusso. Questa mozione ha tanti riferimenti normativi, quindi non da ultimo la lettera che è pervenuta e che lei ci ha girato del 1 febbraio della direzione centrale del decentramento. Riguardo le riprese video per registrazione e trasmissione dei consigli di zona e delle commissioni, in cui viene fatta una panoramica sulla situazione normativa. In ultima analisi e in genere le riprese non sono vietate e se il Consiglio di zona deliberasse in materia su questo punto saremmo ovviamente tutti felici e contenti. Cioè, quindi avere la diretta streaming è un modo per avere i cittadini immediatamente informati di quello che avviene nel Consiglio di zona. Ritengo che non dovrebbe essere ostacolato l'eventuale download perché le nostre sedute sono pubbliche. È una considerazione del garante della privacy, ritiene legittimo addirittura che le riprese siano presentate con dei commenti. Inoltre, come anche citato prima nella mozione d'ordine, c'è la legge 633 del 41 in cui si sottolinea che non occorre addirittura il consenso della persona ritratta quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico. Quello che facciamo e diciamo noi qui, lo facciamo per i cittadini. I cittadini devono poter vedere e sentire come lavorano i loro rappresentanti. Io vedo con favore questa mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Mi sembra che vada nella direzione giusta, nella direzione che già abbiamo tracciato anche altre volte con le mozioni che vengono riprese all'interno della mozione. Capogruppo Ferrellone. Grazie Presidente. Ma allora, sulla questione della pubblicità delle attività amministrative, nessuno di noi è contrario a che sia maggiormente conosciuta l'attività del Consiglio di zona. Anch'io sono favorevole con la raccomandazione che poi è stata trasformata in un emendamento da parte di Jacopo Rossi. Noi siamo un'istituzione, veniamo qua, discutiamo di cose pubbliche che riguardano i cittadini, non abbiamo nulla da nascondere. Consigliere Bene. Grazie Presidente. Su questo punto volevo intervenire anche il collega dicendo che naturalmente noi siamo favorevoli alle riprese video del Consiglio, perché comunque è una seduta pubblica e anzi facilita la comunicazione con i cittadini. Tracerei in torno il punto 3 perché non è di fine attesa. Se c'è l'impianto streaming del Consiglio di zona va bene, in attesa bisogna tenersi a quanto viene riportato dal parere del settore della direzione centrale, che per i cittadini parla chiaro, come ha già detto la Presidente del Consiglio. Grazie Presidente, mi rivolgo proprio a lei. Non mi è assolutamente chiara la modalità di svolgimento delle riprese. Noi oggi siamo in aula, c'è qualcuno dall'altro lato della sala che sta riprendendo. Non so chi sia. No, era un chiarimento sulla affermazione del Presidente Sì riguardo al fatto che
le trasmissioni in streaming pubblicate sul sito Rai non possono essere scaricate, in realtà questo non è vero, perché oggi si possono scaricare tranquillamente e quindi non c'è nessun modo di proteggere tutto il materiale video che oggi è presente su internet. Ma secondo voi, ma quanti cittadini ci potrebbero? Se in televisione cambiamo quella c'è una cosa politica o poi pubblicità, perché ci rompiamo subito le balle, quindi cambiamo. Ma chi vede che sia tre ore? Nessuno è contrario alla ripresa dei lavori del Consiglio. Invece sulla ripresa delle commissioni invece mi pare che non ci sia accordo. Dopodiché, per quanto riguarda la ripresa da parte del cittadino, come ho detto all'inizio, quando ho chiesto cortesemente di spegnere la videocamera, il cittadino deve, come si evince dalla lettera del 9 febbraio, deve identificarsi e se fosse un giornalista deve accreditarsi dicendo dove verranno poi pubblicate, dove verranno mandate in onda le riprese. Per quanto riguarda i consiglieri, possono probabilmente riprendere, ma poi non possono diffondere quello che hanno ripreso. Fa tutto con la terra. Grazie Presidente. Se non lo fa con consigliere, quindi il cittadino può pubblicare. Fa tutto con la terra. Non può neanche riprendere. Allora, mi sembra di aver risposto abbastanza in maniera chiara. Il cittadino, come ho invitato all'inizio, visto che noi non abbiamo dato nessun tipo di consenso, non può riprendere e quindi non può riprendere, non può pubblicare quello che sta riprendendo. Cosa che invece sta facendo? Sta dicendo il falso. Sta dichiarando il falso, lo sa? Ma io non avevo dato nessun tipo di consenso, per cui... Non mi serve il consenso. Se c'è il consenso, sì. No, non mi serve il consenso, non mi serve il consenso per legge. E certo. Guardi, no, c'è tutto si qua. Si delibera che per noi la lettera del direttore del centramento datata il 1 febbraio. Intanto in questa lettera c'è anche un vero allegato che cita e spiega quello che possono fare i singoli consiglieri, quello che può fare, possono fare la colonna di vieti. Io non commento, nel senso che in questo momento non spetta a me commentare. Dico semplicemente che all'interno di questo documento si dice che per quanto riguarda la diffusione dei dati sì, sì. Sensibili e non sono sensibili questi dati. Per quanto riguarda le riprese ai soli consiglieri, da parte dei cittadini bisogna presentare istanza da parte del cittadino e relativa valutazione. A me non risulta qui nessun tipo di istanza. Identificazione del cittadino, non mi risulta nessuna identificazione da parte del cittadino, dichiarazione dei canali di trasmissione, ad oggi non risulta nessun tipo di canale, dichiarazione dei canali di trasmissione, acquisizione del consenso che ad oggi, magari dopo sì, ma ad oggi non c'è stata, informativa da rendere a cura del cittadino ogni qualvolta si effettuano le riprese, attestare di aver adottato le misure di sicurezza. Questo non lo dico io, non lo dice il consiglio di zona, lo dice chi ha espresso il parere a fronte proprio del quesito che era stato posto a suo tempo da alcuni consiglieri. Sono un po' scioccato da quest'ultima, io ho capito, no, nel senso che quindi stai dicendo che ci sono delle persone che ci stanno riprendendo, io sono subito qua, forse anche voi, non lo so, pensando che sia queste persone siano autorizzate a farlo e non stiamo prendendo nessun provvedimento. L'abbiamo detto all'inizio, il secondo intervento che faccio, io non posso alzarmi fisicamente andare a togliere la videocamera. Ma lei penso che non possa neanche farlo, cioè neanche non può farlo, però probabilmente può chiamare qualcuno che può farlo, no? No, io in primis chiedo al cittadino che sta riprendendo senza nessun tipo di autorizzazione, perché non ha avuto nessun tipo di autorizzazione da parte di questo consiglio e soprattutto perché non è stato né accreditato né si è identificato né ha portato una richiesta di spegnere la videocamera. Volevo solo fare una sottolineatura, visto che si sottolinea il fatto che questa persona ha chiesto l'autorizzazione. Io non sto sul computer la mattina alla sera, punto numero 2, le autorizzazioni vanno firmate, visto che è indirizzata a me, non sto davanti al computer dalla mattina alla sera, per cui nel momento in cui io non vedo il documento rimane lì, in più ripeto va firmato, in più aggiungo che qualora
dove vengono trattate di battute, a fronte di fare il fatto che l'autorizzazione non c'è, speravo e confidavo nel buon senso di ciascuno, per cui nel momento in cui arriva l'autorizzazione, voglio dire, non ci sono le premesse per non darle, si può riprendere. In attesa di questa fiata la ripresa viene, viene sospesa. Volevo evitare il tema di tutti. Siamo, il consiglio è partito alle ore 8, sono quasi le 11. È stata fatta una segnalazione prima per l'interruzione delle riprese. Così non è stato, si è andato avanti fino alle ore 11. Siamo in chiara violazione di uno degli articoli del nostro regolamento, nonché quindi della normativa sulla privacy. Uno, richiedo la sospensione della legislazione, altrimenti immediata. Altrimenti deve esaminare il Consiglio, perché cioè, siamo in una situazione illegittima, illegale, perduriamo in una situazione del genere, punto di domanda, che cosa si fa? Lei in qualità di vicepresidente mi saprà dare una pronta risposta, quindi chiedo la cancellazione del video, la sospensione della registrazione, e di prendere una decisione immediata. Considerata la situazione, considerato che stiamo attuando delle verifiche, io sospendo la seduta per 5 minuti. Se non parlare della difesa o della mozione? La mozione. Io ho semplicemente chiesto di stare alla resa, lo chiedo, lo parlo con lui, non sto parlando con lei, parlo con la persona con cui parlo, non dovrei neanche interloquire perché il nostro regolamento non prevede neanche lì. Scendo confusione tra consiglieri e cittadini, a cui chiedo per l'ennesima volta il rispetto di queste istituzioni come noi rispettiamo i cittadini, e sto aspettando, nonostante non possa interloquire, di vedere eventualmente se, da qui non posso vedere se viene spesa. Attualmente io non ho nessun tipo di autorizzazione da dare alla persona che attualmente sta riprendendo, quindi io le chiedo nuovamente di sospendere la ripresa e di attendere la votazione delle delibere che permetteranno appunto la visione, la ripresa e la visione di quanto ripreso, altrimenti devo chiedere a verbale, spingo perché sennò non vanno più a casa.